Pordenone, Portus Naonis, Porto sul Noncello. Un intenso abbraccio di acqua e di storia segna il rapporto del fiume con la sua città, impregnando l'essenza e la materia di una singolare civiltà. Da secoli uno spirito libero percorre la contrada maggiore di questo antico centro del Friuli, già enclave asburgica con una propria temperie veneta, dentro il patriarcato di Aquileia. Identità aperta, dinamica, colta come un'istantanea dallo stemma civico trecentesco. Sui colori d'Austria, una porta si apre su uno scorrere d'acque. A Pordenone tutto scorre, anche lo sguardo, che si posa incantato sulle quinte della città dipinta. Dai damaschi gotici accarezzati dal sole agli scorci potenti di una nuova maniera. Altre idee, altre forme, altri colori. Una nuova energia vitale. L'acqua dei commerci fluviali con Venezia alimenta la forza motrice di uno straordinario 800 e segna la trama di un singolare paesaggio urbano. I cotonifici arrivano a occupare 12.000 operai e nel 1883 la piccola Manchester è tra le prime città italiane a dotarsi di illuminazione elettrica pubblica. Da metà Novecento Pordenone vive la sua irripetibile primavera e con il marchio Zanussi decolla nell'era dell'industria globale. Nel 1966 è la seconda manifattura dopo la Fiat e porta l'Italia a superare la Germania nella produzione di elettrodomestici. L'onda lunga dell'innovazione arriva a nuove soglie di eccellenza. Sfide complesse, sfide estreme. Dalle geniali scintille della micromeccanica e del meccanotessile a quell'high-tech monumentale che conquista la scena del mondo. Una propensione a pensare oltre che percorre le strade dell'engineering ed esplora i territori del design. Un pensiero innovativo, proiettato nelle nuove dimensioni dell'ergonomia, della domotica, delle tecnologie green. Una tensione imprenditoriale verso nuovi mercati e verso opportunità alternative di sviluppo e di crescita. Attiva e creativa, la città bambina nutre le fantasie tecnogotiche di una officina di fumettisti che si impongono in Europa e accoglie le sperimentazioni delle new wave musicali. Pordenone respira e traspira arte, giovinezza e immaginazione. Si apre la grande stagione del teatro, dell'editoria, della letteratura. Si inventano manifestazioni che rinnovano un antico spirito di ospitalità e spalancano le porte a una platea senza frontiere. Dedica Festival. Le giornate del cinema muto. Pordenone legge. Pordenone legge, disegna, fa musica, si esprime, sempre e comunque. Anche con le architetture d'autore, che si inseriscono ai limiti di una cintura di acque e di parchi gradualmente valorizzati. Con 140 metri quadrati di verde pro capite, Pordenone si conferma tra le prime città ecologiche d'Italia, attenta alle più avanzate esigenze di vita sociale. Civitas in progress, Pordenone sente oggi l'esigenza di strutturare le sue risorse in un progetto condiviso. Le richieste di una formazione in linea con le vocazioni locali hanno dato impulso alla nascita di un consorzio universitario e di un polo tecnologico che valorizza la cultura dell'innovazione. La necessità di integrare e comunicare ha favorito lo sviluppo di Pordenone Fiere, vetrina privilegiata della specializzazione, e dell'Interporto, sistema logistico collegato alle grandi vie di comunicazione.
simbolo di questo rinnovamento trasversale, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, monumento avveniristico dove si continua a celebrare una passione cittadina con radici secolari. Tradizione e innovazione improntano anche lo spazio polifunzionale e la biblioteca multimediale, immersi nella suggestione di antichi conventi e gli eleganti restyling di Palazzo Sproia Vacca e Palazzo Badini. Gioielli cittadini, oggi destinati alle istituzioni locali e riconsegnati al territorio. Un messaggio di continuità, riproposto dalla rete museale di Pordenone, che tocca i luoghi più significativi del centro storico e di una straordinaria periferia verde. Laboratorio di idee, consegnato al futuro e alla creatività delle nuove generazioni. Nuovi sguardi, nuove persone, una nuova città da immaginare e da inventare. Pordenone, una città.